Ciao a tutti, bentornati a un nuovo appuntamento della rubrica La Nutrizionista Chilometro Zero. Io sono Raffaella Bocchetti, una biologa nutrizionista, e in questa rubrica vado a incontrare i produttori locali, i cuochi contadini della rete di Coldiretti Marche, Campagna Amiche Terra Nostra. Oggi siamo in compagnia di Isabella Silvestrini, della rete turismo Pieve del Colle a Urbania. Oggi parleremo del tartufo, per questo che siamo venuti nella zona di Acqualagna, dove troviamo i tartufi più pregiati. Il tartufo è un alimento sicuramente molto dietetico perché ha pochissime calorie, pochissimi grassi e quei pochi che c'ha sono dei grassi buoni, insaturi, però è ricco di fibre e non solo, è anche ricco di sali minerali, la cui diciamo quantità e qualità relativa dipendono dal terreno in cui cresce, soprattutto dall'albero con cui è in simbiosi, perché ricordiamo che il tartufo nasce e cresce attaccato in simbiosi con le radici degli alberi. La caratteristica però principale del tartufo è il suo aroma. A qualcuno piace, a qualcuno invece sa di metallo. Non piace. Da che cosa dipende il suo profumo? Da dei composti volatili organici che hanno una struttura chimicamente simile a dei ferormoni, soprattutto al testosterone. È per questo che al tartufo vengono attribuite, diciamo, delle proprietà afrodisiache. Sfortunatamente quest'anno le fiere non ci sono state e tra i vari divieti eccetera, diciamo, ci sono state delle difficoltà a reperire il prodotto fresco. Certo. Comunque possiamo andare direttamente dai commercianti oppure possiamo ordinarlo online, sì. Loro si sono organizzati in questo modo, oppure prendendo anche il prodotto trasformato. Isabella, cosa ci prepari per la ricetta della settimana? Della settimana abbiamo pensato di fare una frittata al forno, che così la facciamo un pochino più light, con il tartufo nero, no? Quindi in questa stagione c'è tartufo nero e tartufo bianco, quindi abbiamo le nostre uova di gallina. Ascolta, ma il tartufo quanto può costare? Perché di solito si pensa che sia un alimento particolarmente costoso, però in realtà non tutti sono così. Tutti. Ad esempio questo è il nero invernale e questo qua sui 10 grammi sono circa 7 euro. Quindi sbattiamo le nostre uova e mettiamo tartufo. L'abbiamo grattugiato che così riesce ad amalgamarsi e se riusciamo anche a prepararlo qualche ora prima meglio, perché l'uovo è estremamente poroso e quindi riesce ad accumulare tutto l'odore e il sapore del tartufo. Il tartufo viene spesso abbinato alle uova perché il grasso delle uova, diciamo, esalta il profumo e il sapore del tartufo. Del tartufo. Un pochino di latte, sono circa 2 cucchiai ogni 8 uova. Abbiamo messo un buon parmigiano. E questa è la nostra frittata. Riscaldiamo il nostro forno 180, in 10 minuti già è pronta e quindi ce la portiamo a cuocere. Quindi la nostra frittata è pronta, ci prepariamo delle striscioline. Nel frattempo abbiamo preso della buona insalata biologica, l'abbiamo comprata, oppure se abbiamo la fortuna di avere l'orto come noi, dove abbiamo messo un po' di tutto quello che c'è adesso nell'orto, scarola, lattuga, canasta, abbiamo messo degli spinaci, che così abbiamo anche un po' di ferro. Poi ci mettiamo dentro la nostra frittatina. Quindi questa è un'insalatona un po' diversa dal solito, sì, che può essere utilizzata come piatto unico durante la settimana, ma può, sì, essere anche portata al lavoro. E sicuramente molto leggera, però è molto sfiziosa, perché il, sì, tartufo a chi piace gli dà quel gusto sicuramente molto sfizioso. Sfizioso e gradevole. E via. E questa, dai, proprio bella, no? Da portarsi al lavoro, da mangiare con due belle fette di pane, no? Con fatte in casa. Proprio bella. Ecco qua, pronta. Per la ricetta della domenica cosa ci prepari? Una pizza a lunga lievitazione con pochissimo lievito, bella fragrante
e sicuramente ci darà tanta soddisfazione, come me ne ha data a me da quando la sto facendo in questo modo. Quindi bisogna avere un po' di organizzazione, sì, giusto? Sì, perché ho iniziato, cioè noi dobbiamo fare la ricetta della domenica, quindi ci organizziamo il sabato, ci prepariamo tutti gli ingredienti, ci impastiamo la nostra farina, ci diamo le nostre pieghe e poi dopo la facciamo riposare in frigo fino alla mattina della domenica, ce la tiriamo poi fuori e poi facciamo lo staglio, la formatura e poi il paniello cresce. Quando è pronto vi farò vedere la stesura. Considerate che è vero che è una pizza a lunga lievitazione, quindi ci vuole tanto tempo, ma proprio per questa è anche molto più digeribile. Sì. Quindi anche chi è sensibile al glutine e al lievito può mangiarla senza avere quei fastidiosi sintomi gonfiori sì, che si hanno dopo aver mangiato la pizza tradizionale. Sì. Quindi abbiamo il nostro chilo di farina, nel nostro caso è una tipo 2 macinata pietra, noi coltiviamo il grano tenero sia antico che moderno, in questo caso è Bolero Bologna per l'80% e il 20% è Mentana, che è un grano antico, quindi Bolero Bologna gli garantisce una W bella alta, quindi ci tiene la maglia glutinica e l'altro certo, gli dà sapore organolettico, il Mentana è veramente buono. Quindi iniziamo a prendere i nostri 700 grammi totali di acqua, ne mettiamo una parte con i 3 grammi di lievito di birra, iniziamo bene a scioglierlo. Acqua tiepida. Acqua tiepida, sì. Ce lo mettiamo nella nostra acqua totale, che così abbiamo iniziato. Poi iniziamo quello che si chiama il contatto acqua e farina, che si chiama autolisi, autolisi perché inizierà a formare la maglia glutinica. Una volta che impastiamo in questo modo aspetteremo circa una quarantina di minuti. Mi raccomando, bisogna far assorbire tutta la farina in modo che la farina sia a contatto tutta con l'acqua e inizia il suo processo di digestione e anche di formazione della maglia glutinica. E per quanto riguarda la nostra ricetta di 48 ore di lievitazione, noi abbiamo passato la nostra mezz'ora 40 minuti di autolisi. Autolisi, ricordo, è il contatto della farina con l'acqua, ok? E intanto si sta iniziando a formare la maglia glutinica. Adesso entro con un'altra parte di acqua che me la sono tenuta dove ho sciolto il sale e me la faccio incorporare bene bene. Una volta incorporata, in ciotola si lavora bene anche perché si riesce a prendere dall'esterno all'interno e si riesce a far bene ad assorbire, no? Quindi come vedete è facile a casa farlo perché non c'è bisogno di prendere macchine o cose varie, no? Noi la lavoriamo, cerchiamo insomma, ricordiamo che è una pizza molto idratata perché su un chilo c'è 70% di acqua, quindi 700 grammi di acqua e dopo vi farò vedere come stendiamo i nostri pagnelli. Quindi questa è la nostra pizza che sta prendendo, vedi, la maglia glutinica si sta formando, sta tenendo, la vedete, no? Che non si sta rompendo benché ho inserito l'acqua. Entriamo adesso con il nostro olio dove ho messo anche acqua perché così l'acqua idrata meglio la nostra pasta e fa assorbire bene il nostro olio. Quindi quando aggiungiamo l'olio sempre con l'acqua. Con un pochino d'acqua perché così la idrata bene, no? Quindi il nostro impasto adesso è completato, abbiamo tutti gli ingredienti, adesso ci resta soltanto di dare ossigeno ai nostri enzimi che stanno lavorando per noi. E come lo facciamo? Con le cosiddette pieghe, che in internet tutorial ce ne sono tanti, ma io intanto ve ne faccio vedere. Si prende da un lato della nostra ciotola e si inizia a tirare verso l'interno. Dai tutti i 4 lati, facciamo in questo modo. Quindi in questo modo si incorpora ancora aria. Si incorpora aria. Loro sono felici perché hanno ossigeno, hanno da mangiare, hanno da bere. Continuiamo a fare le nostre pieghe finché vediamo che il nostro glutine è resistente, la nostra maglia glutinica è resistente. E poi lo facciamo riposare. Quante volte dobbiamo compiere questo passaggio delle pieghe? Delle pieghe, almeno 3 o 4 volte. E tra una piega e l'altra, quindi aspettiamo circa 30-35 minuti. Quindi una volta fatte tutte le pieghe possiamo metterlo, coprirlo con il suo coperchio, con della pellicola e lasciarlo nel frigo fino alla domenica mattina.
Quindi io per necessità, per far vedere insomma tutti i passaggi, mi sono organizzata con un pagnello. E l'altra cosa che volevo dirvi, come si fa a decidere quanto impasto mettere nella vostra teglia? Ad esempio, in questo caso è una teglia di 30 cm di diametro, si fa 30x30 diviso 2, quindi 30x30 fa 900, diviso 2, 450 grammi di impasto. Per avere una pizza, diciamo, canonica, dopo c'è chi gli piace più alta, più bassa, ognuno sceglierà, però questo è un punto di partenza. Quindi mi sono presa il nostro pagnello, come vedete molto molto idratato, quindi una volta ci aiutiamo. Tirato fuori dal frigo dobbiamo aspettare quanto sì. prima di poterlo rimpastare? Finché vediamo che si è rilassata la maglia glutinica, no? dal freddo del frigo. Poi iniziamo, l'abbiamo preso, iniziamo a fare tipo una scamorza, no? Cioè tiriamo tutta la maglia, tutto l'impasto verso il centro, facciamo un bel pagnolino in questo modo, lo chiudiamo, poi lo giriamo, facciamo quella che si chiama pirlatura. Prendiamo le nostre mani, rigiriamo su se stesso il nostro pagnello, procediamo nell'altro lato, lo prendiamo, ancora l'altro lato, vedete stanno venendo fuori tutte le bollicine. Se lo giriamo sotto vedrete che ha fatto tutta una bella rotondità, tutto lo chiudiamo, che così sigilliamo tutto quanto i gas che i nostri lieviti hanno prodotto, infariniamo un contenitore e poi ce lo mettiamo a lievitare finché passano circa un paio di orette. Come lo troviamo il nostro pagnello dopo 2 ore? In quest'altro modo. Un paio d'ore a temperatura ambiente o sempre sì. in frigo? A temperatura, no, ambiente. Temperatura ambiente. Prendiamo la nostra teglia. Prendiamo il nostro pagnello. Mi raccomando, non andiamo con i palmi e schiacciamo, ma prendiamo delicatamente dal basso verso l'esterno. Che se schiacciamo rompiamo le bolle d'aria. Tutte le bolle, il lavoro che loro hanno fatto per noi. Adesso tu Raffaella riesci a vederlo, vedi che ci sono tutte le bolle, no? del lavoro che hanno fatto i nostri enzimi per noi. Lo allarghiamo bene, la teglia sarà tutta bella piena e poi dopo nel nostro caso faremo una pizza al tartufo, no? Bella gossuta sarà. E adesso preriscaldiamo il forno al massimo, iniziamo a dare una prima base e poi dopo 10 minuti continueremo ancora a farcirla per poi ultimare, come vedrete, sarà una meraviglia. Dobbiamo preparare la nostra buonissima crema al tartufo. Mettiamo nella nostra padella il nostro burro chiarificato, ci mettiamo la nostra farina, quindi facciamo tipo una besciamellina. Ci mettiamo il nostro brodo di carne dei nostri animali, in modo che lui adesso diventa già una cremina. I grumi, se non è troppo alto il calore del brodo, non li formerà. Quindi teniamoci un brodo caldo, ma non troppo. Ok, possiamo spegnere il nostro fuoco. Mettiamo il nostro buonissimo tartufo. La nostra cremina per la nostra pizza, per le tagliatelle, per la polenta, per i crostini è pronta. Quindi abbiamo appena fatto la nostra crema, buonissima crema al tartufo. E quindi abbiamo steso il nostro impasto, come avete visto, in modo molto delicato da non rovinare la maglia glutinica e l'alveolatura fatta dai nostri enzimi. E quindi abbiamo messo la crema al tartufo, un pochino di buon pecorino, un po' di mozzarella di bufala, non ci siamo fatti mancare niente questa volta. Un bel uovo, in questo caso era un uovo d'oca, ma voi mettete un uovo di gallina, va benissimo.
Quindi andiamo a mettere il nostro buon tartufo bianco delle nostre zone. Eccolo qua, siamo generosi, abbondiamo, il profumo è meraviglioso, vero Raffaella? Grazie Isabella. Prego Raffaella. Io vi ricordo che le ricette, le video ricette le trovate sul mio blog www.lamiabiologanutrizionista.it e sui social di Coldiretti Marche, Campagne Amiche per la Nostra. Arrivederci.